Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Ataxa. A cosa serve? Ataxa 1250 mg/250 mg spot on per cani da 10 kg a 25 kg ha un medicinale veterinario a base del principio attivo imidacloprid e pirmetrina, appartenente alla categoria degli antiparassitari e nello specifico piretrine e piretroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Krka Farmaceutici Milano SRL. Ataxa 1250 mg/250 mg spot on per cani da 10 kg a 25 kg può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Krka DD, Novo Mesto. Concessionario: Krka Farmaceutici Milano SRL. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Principio attivo: imidacloprid e pirmetrina. Gruppo terapeutico: antiparassitari. Forma farmaceutica: soluzione. Confezioni: Ataxa 1250 mg/250 mg spot on per cani da 10 kg a 25 kg, scatola con 4 pipette da 2,5 ml. Principio attivo: ogni pipetta da 2,5 ml contiene permetrina 1250,0 mg, imidacloprid 250,0 mg. Indicazioni: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci, Ctenocephalidis felis. Le pulci sui cani vengono uccise entro un giorno dal trattamento. Un trattamento previene ulteriori infestazioni da pulci per 4 settimane. Il prodotto può essere usato come parte di una strategia di trattamento per la dermatite allergica da pulci, DAP. Il prodotto ha una persistente efficacia caricida contro le infestazioni delle zecche, Rhipicephalus sanguineus e Ixodes ricinus per 4 settimane e Dermacentur reticulatus per 3 settimane, ed una persistente efficacia repellente, Ixodes ricinus, per 3 settimane. Le zecche già presenti sul cane possono non essere uccise entro 2 giorni dal trattamento e possono rimanere attaccate e visibili. Pertanto si raccomanda di rimuovere le zecche già sul cane al momento del trattamento, al fine di impedire loro di attaccare e succhiare il sangue. Un trattamento fornisce attività repellente, anti-feeding, contro il Phlebotoma phlebotomus perniciosus per 3 settimane e contro la zanzara ed aegypti da 7 giorni fino a 14 giorni dopo il trattamento. Posologia, via di somministrazione e dosaggio: soltanto uso spot onorevole. Applicare solo sulla cute non danneggiata. La dose minima raccomandata: 10 mg/kg peso corporeo imidacloprid e 50 mg/kg peso corporeo permetrina. Somministrare mediante applicazione topica sulla pelle secondo il peso corporeo come segue: cani, kg di peso corporeo 7, 4 kg 7, 10 kg 7, 25 kg 7, 40 kg, deve essere usata la combinazione appropriata di pipette. Per assicurare il dosaggio corretto, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile. Per ridurre la reinfestazione dall'emergenza di nuove pulci, si raccomanda di trattare tutti i cani in famiglia. Altri animali che vivono nella stessa famiglia devono essere trattati con un prodotto adatto. Per aiutare ulteriormente a ridurre il rischio ambientale, si raccomanda l'uso aggiuntivo di un trattamento ambientale adatto contro le pulci adulte e i loro stadi di sviluppo. A seconda del rischio ambientale di pulci, può essere necessario ripetere il trattamento. L'intervallo tra due trattamenti deve essere 4 settimane. Tuttavia, in casi di esposizione all'acqua frequente e barra o prolungata, l'efficacia può essere ridotta. In questi casi non ripetere il trattamento più di una volta alla settimana. Si possono osservare alterazioni cosmetiche, ad esempio desquamazione cutanea, depositi bianchi e pelo ispido, nelle sedi di applicazione. Modo di somministrazione: rimuovere una pipetta dalla confezione. Tenere la pipetta applicatrice in posizione verticale. Picchiettare sulla parte stretta della pipetta per assicurarsi che il contenuto sia nel corpo principale della pipetta, svitare e rimuovere il cappuccio. Capovolgere il cappuccio e mettere l'altra estremità del cappuccio di nuovo sulla pipetta. Spingere e avvitare il cappuccio per rompere il sigillo, quindi rimuovere il cappuccio dalla pipetta. Per i cani con peso corporeo di 10 kg o inferiore,
con il cane fermo, dividere il pelo tra le scapole fino a quando sia visibile la cute. Porre la punta della pipetta sulla pelle e premere con decisione varie volte per vuotare il contenuto direttamente sulla pelle. Per i cani con peso corporeo superiore a 10 kg, con il cane fermo, si deve applicare l'intero contenuto della pipetta uniformemente in 4 punti sulla schiena, dalle spalle alla base della coda. In ciascun punto dividere il pelo fino a quando sia visibile la pelle. Mettere la punta della pipetta sulla pelle e premere gentilmente per espellere una parte della soluzione sulla cute. Non applicare in alcun punto un'eccessiva quantità di soluzione per evitare che parte della soluzione coli sul fianco del cane. Avvertenze: ci può essere un attacco di singole zecche o morsi di singoli flebotomi o zanzare Aedes aegypti. Per questo motivo, una trasmissione di malattie infettive non può essere esclusa se le condizioni sono sfavorevoli. Poiché a copyright il prodotto esercita un'attività repellente, anti-feeding, contro zanzare Aedes aegypti 7 giorni dopo il trattamento, il prodotto deve essere preferibilmente applicato una settimana prima che gli animali possano essere esposti a queste zanzare. Il medicinale rimane efficace contro le pulci se l'animale si bagna. Dopo immersioni settimanali in acqua per un minuto il periodo di efficacia insetticida contro le pulci non ha risultato ridotto. Tuttavia, deve essere evitata un'intensa e prolungata esposizione all'acqua. In casi di esposizione all'acqua frequente e barra o prolungata, l'efficacia può essere ridotta. In questi casi non ripetere il trattamento più di una volta alla settimana. Se un cane richiede un lavaggio, questo dovrebbe essere eseguito prima di applicare il medicinale veterinario o almeno 2 settimane dopo l'applicazione, per ottimizzare l'efficacia del medicinale. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Deve essere fatta attenzione al fine di evitare che il contenuto della pipetta venga in contatto con gli occhi o la bocca dei cani che lo ricevono. Deve essere fatta attenzione al fine di somministrare il medicinale veterinario correttamente come descritto nel paragrafo 4.9. In particolare deve essere evitata l'assunzione orale da parte dell'animale trattato o da animali posti in contatto dovuta alla leccata della sede di applicazione. Non usare sui gatti. Questo medicinale veterinario è estremamente tossico per i gatti e potrebbe essere fatale a causa della particolare fisiologia dei gatti che non sono in grado di metabolizzare alcuni composti tra cui la permetrina. Per evitare che i gatti siano accidentalmente esposti al medicinale, tenere i cani trattati lontano dai gatti dopo il trattamento, fino a quando la sede di applicazione non sia asciutto. È importante assicurarsi che i gatti non puliscano la sede di applicazione su un cane che è stato trattato con questo medicinale. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.